L'Anconari procede aritmeticamente in Serie B, ma lo fa mostrando almeno oggi grande dignità. Piuttosto, visto l'impegno e la resa di Ganz, viene da chiedersi il perché dell'ingaggio di tanti stranieri privi di qualsiasi contenuto. Per la terza volta in questa stagione la Sampdoria vince in trasferta e per la terza volta lo fa col punteggio di 1-0. La squadra di Novellino convalida così le sue ambizioni europee, anche perché questa volta esce indenne da un convulso finale. E ora il film della sfida. Gara niente affatto divertente per un quarto d'ora, poi la prima opportunità la costruisce la Samp, Cipriani la spreca. Cipriani in campo per Flachi. Due minuti più tardi, ulteriore sussulto. Il cross dalla destra, lo stiamo per vedere, è di Diana. Esposito si complica la vita, Marcon limita i danni e concede solo l'angolo. Sampdoria più determinata, ancora remissiva. Sulla fascia l'idea di Zenoni, la palla in aria, vuoto Giacobbo ed Esposito, deviazione di Bazzani e Liguri in vantaggio. Protesta però Marcon, individuando un tocco col braccio dell'attaccante che gioca con una maschera a protezione del setto nasale e rallentì effettivamente, evidenzia un intervento sospetto di Bazzani, comunque sorpreso anche dall'errore dei difensori avversari. La squadra di Galeone non riesce a scuotersi e così, prima della mezz'ora, nuovo spunto di Cipriani, Marcon offre sicurezza ai suoi. Ampi spazi per la Sampdoria, che ha la capacità di sfruttarli. Bazzani vede serve Diana, controllo e tiro, mira imprecisa ma non di molto. Minuto 34, l'Ancona replica con Dino Baggio che imposta per Sommese. Conclusione immediata, quasi brivido, senza conseguenze per Antonioli. Ultima emozione del tempo, Sommese ci prova. Carrozzieri respinge, stop di petto di Anderson che poi calcia ma è decisivo il riflesso di Antonioli all'incrocio dei pali. La sintesi, curata da Salvatore Barca, ci conduce in avvio di ripresa, quando Carrozzieri prova la respinta, ma c'è la carambola su Ganz che sfiora il palo alla destra dell'immobile Antonioli. Poco dopo cambia lo scenario. Sulla destra Diana. Raccoglie e va al cross, Cipriani in ritardo, Bazzani no, Marcon in traiettoria. Blocca, facendo nascere qualche rimpianto nell'attaccante doriano. 22esimo, dall'angolo Diana riceve e crossa. Ganz ribatte in qualche modo, dal limite Pagano in campo per Doni, coglie la traversa, seconda presenza in Serie A per Pagano. Chiede poi un rigore Rapaic, individuando una respinta con la mano destra di Palombo, ma Preskern lascia continuare. È il 37esimo e questa è l'immagine. Pagano si dà un grande affare nel finale, potrebbe chiudere i conti per l'impotenza, ma non precisione. Ultimo minuto, ancora disperato, Samp in fibrillazione. In aria, Bucchi salta su Zenoni e coglie un palo che ha del clamoroso. Attenzione, la palla non supera la linea bianca come qualcuno dell'Ancona chiede, perché il replay davvero cancella ogni possibile dubbio. Ancona 0, Samp 1, linea 9 a te, Paola Ferrari.